Ciao e benvenuto su OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Nel video precedente abbiamo parlato di esame visivo, esame rifrattivo, rifrazione soggettiva. Abbiamo visto quali sono i tre principali errori da evitare per eseguirlo al meglio. In questo video vorrei parlarti del bilanciamento binoculare. Se non lo hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, quindi per ricevere le notifiche riguardanti nuovi video, tutte le novità che usciranno sul canale. La fase di bilanciamento è una fase cruciale per l'esame visivo, per determinare appunto la miglior prescrizione ottica, in quanto si pone come ponte fra la fase monoculare e la fase binoculare. Ed è importante perché crea i presupposti per una buona visione binoculare. Come ben saprai, al fine di avere una buona binocularità, un'ottima binocularità, le percezioni di entrambi gli occhi devono essere quanto più simili possibili e la fase di bilanciamento serve proprio a renderle quanto più simili possibili. Esistono diversi test per effettuare il bilanciamento binoculare. In questo video non parlerò dei singoli test, perché li ho già analizzati all'interno del mio canale. Vorrei più che altro effettuare dei confronti, un'analisi un po' più critica dei vari metodi di bilanciamento per capire quale conviene fare, quale conviene non fare, per poi cercare di rilevare una prescrizione ottica affidabile. Generalmente il primo metodo che viene spiegato, che puoi trovare facilmente in qualsiasi libro o manuale che parli di rifrazione di esame visivo, è il bilanciamento prismatico. In questo test, quello che si va a fare è si utilizzano due prismi, tre diottrie, uno posto base alta sull'occhio destro, uno base bassa sull'occhio sinistro, per creare una diplopia indotta, quindi creare una visione doppia di un target, ovvero di una riga di lettere orizzontali. Generalmente l'acuità visiva di queste lettere sarà sottesa tra i 6 e gli 8 decimi. Questo è, diciamo, il target che si utilizza generalmente per questa tipologia di bilanciamento. Quindi avremo due linee di lettere disposte una sopra e una sotto, e quindi avremo fondamentalmente due percezioni distinte, separate. All'interno di questo test si va a giocare con il valore sferico, sia dell'occhio destro che con quello dell'occhio sinistro, per rendere queste due percezioni quanto più simili possibili, non soltanto a livello di nitidezza, ma anche a livello di luminosità. Non sempre si riesce a ottenere un perfetto bilanciamento, a volte è necessario cercare dei compromessi, però nel momento in cui risultano abbastanza simili si può dire che è stata bilanciata la componente sferica dei due occhi. Questo test però non mi è mai piaciuto dall'inizio, per il semplice fatto che separa forzatamente e in maniera molto invasiva le due componenti visive, le due afferenze visive. Questo è qualcosa di molto innaturale, che spesso genera dei valori di bilanciamento poco coerenti rispetto alla rifrazione monoculare che è stata fatta prima, e quindi non permette poi di giungere ad un valore finale affidabile. Una variante che permette di controllare meglio il risultato è il bilanciamento prismatico con bicromatico. Quindi in questo caso il target è un bicromatico, e ci sono appunto due bicromatici, uno sopra e uno sotto per via dei prismi che sono attivi, e quindi oltre a capire quale dei due target si vede meglio, quindi bilanciarli sempre con la stessa procedura, sempre variando il potere sferico, si riesce a capire anche se il potere sferico introdotto o che è stato variato rispetto alla fase monoculare è in eccesso o in difetto rispetto ad un valore bilanciato. Un secondo test molto interessante che ho iniziato a utilizzare quando ho abbandonato la prima tipologia di bilanciamento binoculare è il test di Tourville. Anche questo lo trovi spiegato all'interno di questo canale YouTube, ti lascio il link in descrizione nel box informazioni. In questo test non si utilizzano i prismi, ma si utilizza una metodica molto meno invasiva, che sono i filtri polarizzati. Anche il target in questo caso è polarizzato. Spesso e volentieri nei test di bilanciamento polarizzato come quello di Tourville abbiamo tre componenti:
ad esempio una linea di numeri o di lettere centrali che sono viste da entrambi gli occhi, un'altra riga di numeri o di lettere posta nella parte superiore che viene vista dall'occhio destro, una riga di lettere o numeri nella parte inferiore vista dall'altro occhio, ovvero dal sinistro. Anche qui la logica è esattamente la stessa di quella che abbiamo visto nel bilanciamento prismatico, ovvero giocare con il valore sferico, aumentare o diminuire il valore sferico in funzione del bilanciamento delle due percezioni. Quindi la riga superiore e la riga inferiore dovrebbero risultare alla fine del bilanciamento quanto più simili possibili, sia a livello di nitidezza che a livello di contrasto luminosità. Questo è un metodo che lascia le condizioni di esame meno invariate rispetto a quelle naturali e rispetto al bilanciamento prismatico, e molto meno intrusivo, ecco, rispetto al bilanciamento prismatico, motivo per cui restituisce dei risultati un po' più affidabili e quindi l'ho sempre preferito fin dall'inizio. Poi ricercando, andando un po' a leggere testi, articoli e quant'altro, dopo un po' di tempo mi sono imbattuto nel test di Cowen. Questo anche lo trovi all'interno del canale, già spiegato, c'è un video apposito. In questo test abbiamo un po' l'unione dei due metodi. Abbiamo di base un bicromatico con dei target ovviamente disposti nella parte rossa e nella parte verde, ma oltre al bicromatico viene associato anche il polarizzato. Quindi si utilizzano dei target polarizzati posti sia nella parte rossa che nella parte verde. Solitamente sono dei cerchi, due nella parte rossa, due nella parte verde. In questo modo abbiamo nella parte rossa un target visto dall'occhio destro, un target visto dall'occhio sinistro, nella parte verde la stessa cosa, un target visto dall'occhio destro, un target visto dall'occhio sinistro. In questo caso potremo agire sul potere sferico per andare a bilanciare intanto le percezioni dei due canali visivi, in modo da renderle quante più simili possibili. Però allo stesso modo, allo stesso tempo, riusciamo anche a capire se quel valore che stiamo introducendo è troppo poco, ovvero non è bilanciato, esattamente come faremo in un test bicromatico. E questo, diciamo, fra i tre che abbiamo visto, è il metodo che ti consiglierei di utilizzare perché ha un controllo maggiore su tutte le variabili, è meno intrusivo sicuramente del bilanciamento prismatico. E altera meno la percezione dell'utente e restituisce dei valori più affidabili, sicuramente più controllati. Se hai già utilizzato uno di questi test, fammelo sapere nei commenti, fammi sapere un po' come ti stai trovando al momento, cosa ne pensi. Esistono comunque soluzioni ancora più efficienti, che ti consiglio di scoprire, di utilizzare, di testare nella tua pratica. Sicuramente possono essere quelli generati dagli schermi autostereoscopici, quindi che non hanno alcun bisogno di filtri e quindi restituiscono una percezione molto molto vicina a quella che si avrebbe in maniera naturale. Oppure un test molto più semplice che è il contrasto immediato di Humphreys. Se vuoi esplorare meglio la fase del bilanciamento, se vuoi approfondirla, capire come gestirla al meglio, integrarla nel tuo esame visivo, quello che ti consiglio di fare è iscriverti al percorso formativo Analisi Visiva Pro, presente sulla piattaforma OptoTube Academy, nel quale ti mostrerò qual è il protocollo che seguo solitamente per gestire tutto il mio esame visivo con risultati del tutto efficaci e affidabili in ogni fase della rifrazione soggettiva. Per questo video è tutto, ti invito nuovamente a iscriverti al canale e attivare la campanella per le notifiche. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo video e cosa pensi magari in generale della fase del bilanciamento binoculare, come la gestisci. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video.